Cari amici e amiche collegate, si sa, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere e queste sono alcune delle differenze, ma in realtà hanno in comune una piccola cosa, un solo nome, ovvero andropausa, che ha la stessa etimologia della parola menopausa, ma non sono la stessa cosa, anzi sono molto diverse. Infatti, mentre la menopausa determina il calo della fertilità femminile ed è una situazione tendenzialmente irreversibile, l'andropausa è una situazione molto diversa e determina il calo del testosterone dell'uomo tra i 45 e i 50 anni in poi, e è una situazione che è reversibile, che si può lavorare e che determina solamente un cambiamento testosteronico prodotto dai testicoli. I sintomi in alcuni casi sono impercettibili e si presentano solo nella sfera sessuale. Quindi non possiamo dire che l'andropausa maschile equivale alla menopausa femminile. Vediamo ancora quali altre sono le caratteristiche dell'andropausa maschile. Ma, dottoressa, quando parliamo di andropausa maschile, parliamo anche di bye bye fertilità? Assolutamente no, perché come dicevo prima, l'andropausa maschile non ha niente a che vedere con la menopausa femminile. Quello che succede appunto nell'andropausa è proprio una riduzione degli ormoni, cioè un calo del testosterone, ma questo non c'entra assolutamente niente con la fertilità. È infatti possibile, e spesso accade, che un uomo dai 45 anni in su e per tutta la fascia di terza età rimanga fertile. Una riduzione degli spermatozoi, sia della quantità che dell'intensità degli spermatozoi, si può presentare sicuramente nell'uomo, sicuramente con l'avanzare dell'età, ma spesso è legato a cause che non c'entrano niente con l'andropausa. Chiaramente potete andare a sciogliervi ogni dubbio in merito alla vostra presenza di spermatozoi, quindi alla vostra fertilità, grazie a un test che si chiama spermiogramma, che analizza il liquido seminale. Resta comunque il fatto che l'andropausa maschile non ha niente a che vedere con la perdita della fertilità. Ma l'andropausa è collegata all'impotenza? Assolutamente no. Infatti il calo testosteronico e quindi i sintomi legati al calo testosteronico non sono inevitabilmente collegati a una disfunzione erettile. Sì, può avvenire in alcuni casi che avvenga una disfunzione erettile, ma ci sono sicuramente delle condizioni o fisiologiche o psicologiche che vanno ad incidere. Quello che spesso succede con la presenza dell'andropausa è sicuramente una riduzione nella qualità e nella quantità delle erezioni e anche delle spinte orgasmiche, quindi una riduzione del liquido eiaculatorio. Questa situazione chiaramente non porta all'impotenza, potrà portare sicuramente all'esistenza di erezioni più lunghe, cioè che vengono raggiunte con più difficoltà, e una minor potenza del liquido eiaculatorio, ma questo non vuol dire che siamo nell'impotenza. L'impotenza è tutt'altro, così come la disfunzione erettile. E se ti interessa capire di che cosa sto parlando, ti devi andare a guardare il mio video in cui ho parlato proprio di questo. Quello che invece succede è sicuramente un aumento del periodo refrattario, cioè quindi del periodo che passa tra un'erezione e l'altra. Se a 20 anni avresti potuto avere un'erezione dietro l'altra dopo 15-20 minuti, sicuramente a 50 anni dovrai aspettare un po' più di tempo, ma questo non avrà niente a che vedere con la tua possibilità di avere una vita sessuale appagante. Quindi, essere in andropausa vuol dire addio al divertimento sotto le lenzuola? Assolutamente no. Essere in andropausa, come dicevamo, può voler dire una mancata erezione turgida come in passato, un periodo refrattario più lungo, ma non un mancato divertimento sotto le lenzuola. Questo perché? Perché è possibile avere una sessualità appagante ed è soprattutto possibile cercare di mantenersi attivi e mantenere vive le proprie sensazioni. Si possono trovare dei semplici rimedi, per esempio dei sex toys specifici. Gli anelli vibranti sono veramente dei validi aiuti, perché ritardano un pochino appunto le spinte eiaculatorie.
Inoltre vi potete mantenere in allenamento con i sex toys maschili, ma anche con il massaggio prostatico, perché questo massaggio, e ne abbiamo parlato in un altro mio video che ti consiglio di andare a vedere, ti permetterà di non ingrossare la prostata e mantenere la possibilità di avere un orgasmo appagante. Possiamo quindi dire che l'andropausa non ha niente a che vedere con l'infertilità, l'impotenza e la mancanza di soddisfazione sessuale, ed è assolutamente risolvibile. Bene, fammi sapere, tu cosa ne pensi, se ci sei dentro all'andropausa, come la stai vivendo, come la stai affrontando, se la temi nella tua vita, e scrivilo qua sotto nei commenti. Metti un like al video, rimani aggiornato sui prossimi temi in uscita iscrivendoti al mio canale YouTube e iscrivendoti ai miei canali social Facebook, Instagram e TikTok. Noi ci vediamo qui per un prossimo video, sempre su tematiche di educazione sessuale e coppia. Ciao!